Siete su Studio 54, 55 minuti dopo le ore 20. Noi staremo insieme fino all'inizio della quarta serata, della serata finale del premio Mia Martini, che anche questa sera farà nascere sicuramente qualche stella della musica e farà sì che nei prossimi anni ci ricordiamo anche dell'edizione 2007 del premio. E con noi Francesca Rettondini su Studio 54 Network. Ciao, benvenuta nostra radio. Ciao a tutti, grazie. Allora, questa tua partecipazione al Mia Martini 2007 a cosa è dovuta? È dovuta a un caso, si sono trovati un ammanco di conduttrice, ma hanno chiamato a me. Ho detto sì, tappo i buchi volentieri per questa manifestazione. No, per questa giusta causa. Per questa giusta causa. No, è bellissimo, premio Mia Martini, è molto conosciuto, molto importante e sono veramente onorata di essere qui. Davvero. Senti, una domanda da farti, perché io quando ho davanti a me dei personaggi del mondo dello spettacolo che hanno preso parte a dei reality, ti fanno schifo? No. Mi viene da fargli una domanda, ma è veramente così faticoso? Sì, beh, dipende dal tipo di reality. Se vai a fare il Grande Fratello probabilmente lo è un po' meno, ma se vai a fare la talpa, tipo quello che ho fatto io, è veramente dura, è tosto. Come è ti sei trovata, vero, con i tuoi colleghi, con i tuoi compagni di avventura? Ma sai, io sono una che scalpita, non mi accomodo, dove mi mettono sto, e quindi sono stata benissimo, anzi ti dirò che è una delle esperienze più belle della mia vita. La talpa, la solitudine, il senso di capire se stessi, i tramonti, l'Africa. È un modo differente di fare televisione, la televisione del terzo millennio, no? Questa è una cosa, cioè chi sa cercare dentro e trova qualcosa di bello e di vero e di importante. Gli altri che vanno là per altri motivi trovano solo di prendersi a parolacce, come si dice. Ma realmente qual è il motivo che vi fa scegliere di partecipare ad un reality quando siete chiamati? Cioè, cosa pagano scatta? Bene. Il danaro. Senti, sai com'è? Io mi considero una lavoratrice dello spettacolo. Certo, tutto, ma sono quello che mi si offre fatto con dignità io lo faccio volentieri. Il grande Jean Cruyff diceva che i campionati di calcio si vincono con le prime donne, ma si vincono anche con gli operai del calcio, e quindi il mondo dello spettacolo è anche così. Dante Zardi, presentatore del Mia Martini 2007, benvenuto anche a te ai microfoni di Studio 54 Network. Stasera avrete nelle Ciao. Mani il nome di una persona che può diventare grande nel mondo della musica. Questo vi riempie di orgoglio, anche di responsabilità. Beh, in effetti il premio, intanto ciao a tutti chi ci ascolta, anche ma non caccia vite? Sì, più o meno. Sì, ha tenuto il microfono e in maniera molto molto particolare. Dante, un attimo, perché Francesca deve lasciarci, c'ha proprio i minuti contati. Non per altro, noi presentiamo insieme, però io purtroppo ho da fare quel paio d'ore di trucco che tu non l'hai visto, e parrucco. Arrivederci su Incantesimo. Grazie. È su 100 vetrine. Su 100 vetrine, pardon. Ma Incantesimo ho fatto anche quello. Mia moglie se le vede tutte, quindi ho fatto confusione, devi perdonarmi. Ma figurati, va bene così. Grazie. Ciao Francesca. Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie.